Diamo il benvenuto alla sala stampa del Centro Sportivo GB Fabbri Spal, conferenza stampa di inizio stagione con il nostro tecnico Roberto Venturato, a cui ridò il benvenuto qui a Ferrara, qui ovviamente alla Spal. Benvenuto mister, e ovviamente grazie. Buon lavoro, e iniziamo il giro delle domande per il mister, prego. Buongiorno mister, ben ritrovato, ci traccia un bilancio di questa prima settimana di attività? Sì. Allora, abbiamo deciso chiaramente di iniziare con i tempi giusti per cercare di arrivare alla prima partita di Coppa Italia, avere una condizione accettabile e essere pronti per il campionato che è il 13 di agosto quest'anno, che è cosa abbastanza inusuale iniziare così in anticipo, però il regolamento e le decisioni da parte della federazione sono state di iniziare con questo calendario e quindi dobbiamo adattarci noi, e in questa settimana abbiamo cercato di fare un lavoro introduttivo per cominciare a dare qualche conoscenza e soprattutto dare un'impostazione sul il metodo e la tipologia di lavoro che andremo a svolgere sia in ritiro che durante il campionato. Quindi abbiamo fatto una seduta al giorno, prevalentemente usando sempre, quasi sempre, il pallone, cercando di dare appunto quelle idee e quella conoscenza che diventano importanti affinché poi da lunedì, quando siamo in montagna, riusciamo a aumentare i carichi di lavoro e allo stesso tempo avere conoscenza e capacità cognitiva da parte del gruppo. Che risposta ha avuto dai giocatori? Che impressione ne ha ricavato del nuovo gruppo? Ma guarda, oggi credo ci siamo di fronte a una generazione di calciatori che tendenzialmente sono molto bravi a tenersi sempre in condizione, a lavorare con attenzione. Quindi anche se abbiamo finito a maggio, c'è un gruppo, ma in generale credo è proprio una generazione che continua ad allenarsi, a performare anche durante l'estate, staccando magari qualche giorno, però hanno sempre l'idea di presentarsi in condizione e avere un certo tipo di condizione e di forma. Per cui sotto questo punto di vista ho visto un gruppo che ha grande attenzione, che ha voglia di ripartire e di mettersi in discussione, di vedere questa stagione come un'opportunità. E quindi queste sono le sensazioni che ho avuto incontrandoli e lavorando sul campo in questi 5 giorni. Gruppo notevolmente modificato, quanto è soddisfatto dell'operato attuale sul mercato da parte della società e cosa manca per arrivare a completare quelli che sono i suoi obiettivi, le sue speranze? Ma guarda, io credo sempre nelle persone, perché i calciatori sono persone, e quindi credo che tutti i calciatori che in questo momento sono qui sono calciatori importanti della SPAL, e io sono particolarmente soddisfatto di chi è rimasto. Saluto e ringrazio chi in questo momento ha fatto altre scelte o è ritornato alle società di appartenenza perché erano in prestito. Sono stati 4 mesi molto intensi, molto belli comunque, al di là del fattore che magari l'anno scorso io per primo avevo ambizione, la voglia magari di conquistare qualcosa in più in termini di risultati, però credo che abbiamo fatto un buon lavoro, e quindi chi in questo momento non c'è più, ci tengo a salutarlo, a ringraziarlo. Chi è rimasto sicuramente credo che rimane con la voglia di vivere questa nuova avventura, questo nuovo campionato, con lo spirito e l'ambizione che merita questa società, e quindi io credo di essere particolarmente soddisfatto in questo momento. Sicuramente ci può essere qualche situazione da completare, da migliorare,
però credo che siamo sulla strada giusta per creare un gruppo che sia omogeneo sia per l'età, sia per la partecipazione, sia per l'ambizione, perché credo che ognuno dei calciatori che è qui debba avere l'ambizione e la voglia di stare in un club così importante. Buongiorno mister, Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita. Giorni di mercato, immagino che lei avrà presentato una sua lista della spesa alla società, senza chiedere naturalmente dei nomi, le chiedo quali sono le caratteristiche dei calciatori che lei vorrebbe nel suo gruppo. Ah, guarda, io credo che ci sia molta sintonia nel lavorare con il gruppo delle persone che sono arrivate in questo momento, dove il punto di riferimento rimane Fabio Lupo, ma credo che sia una sintonia legata a un modo di vedere il calcio, quindi questo mi ha fatto particolarmente piacere, quindi riuscire a trovare calciatori che abbiano caratteristiche, che sappiano lavorare da squadra, che sappiano lavorare all'interno di un gruppo, che sappiano vivere e partecipare all'interno dell'ambiente SPAL con grande dedizione e con grande entusiasmo. Quindi sotto questo punto di vista credo che ci sia grande sintonia con il direttore, e questo per me è un fattore importante, come c'è grande sintonia con tutta la società per cercare di costruire una squadra che sia una squadra che voglia provare a giocare a calcio, provando a essere propositiva e soprattutto che abbia la sua identità. L'ho detto tante volte anche l'anno scorso, credo che ci siamo riusciti parzialmente o in alcune partite a mantenere e a avere la nostra identità, pur in tutte le gare cercato di fare un certo tipo di calcio. Quest'anno abbiamo un po' più tempo per lavorarci, non tantissimo all'inizio, perché partendo il 13 di agosto non è che abbiamo proprio tantissimo tempo, però sicuramente abbiamo tanto tempo poi davanti per costruire anche pian piano nel tempo quell'identità che per me, soprattutto nel campionato di Serie B, è un fattore che determina spesso i risultati. Avere una squadra che sappia essere squadra, sappia essere unita, che sappia avere dei valori tecnici, tattici, ma soprattutto anche morali. L'anno scorso abbiamo assistito a un notevole turnover tra i portieri. Con la conferma di Alberto Pomini, lei considera che sia chiusa o possiamo aspettare questa, diciamo, il ruolo che sia ampiamente coperto, oppure potrebbe arrivare qualche sorpresa dal mercato? No, beh, i portieri in questo momento non ci sono dubbi sui portieri. Tra l'altro abbiamo un giovane Abate che è un giocatore molto molto bravo, che ha grandi capacità, per cui sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto anche del numero, credo che siamo ampiamente a posto. Buongiorno mister, ben trovato anche da parte mia. Grazie. Volevo chiederle, ovviamente, in riferimento alla SPAL e alla prossima stagione, alle sfide, agli obiettivi, qual è stato il suo pensiero principale durante la sosta estiva? Guarda, io credo che una realtà come la SPAL, l'ambizione ce la deve avere, o di provare a fare qualcosa di importante. Dopo, costruire questo non è una cosa semplice, per cui quello che avevo in testa io era cercare di ripartire e poter con il lavoro e con grande dedizione cercare di ricostruire quello che secondo me può essere una grande opportunità a livello personale, ma credo una grande opportunità per la squadra, una grande opportunità per tutti. E questa è una realtà che ama veramente la squadra, e questa sensazione è un aspetto dove credo, se riusciamo insieme a costruire, a dare un certo tipo di identità a questo ambiente, a questa squadra, di poter
dare delle soddisfazioni, quindi gli obiettivi è quello di partire con grande umiltà, con grande senza far nessun proclama, perché credo che per ottenere grandi risultati bisogna pensare un po' alla volta e avere l'umiltà di costruire nel tempo quello che può diventare qualcosa di importante. Però oggi credo che sia l'unico aspetto che, sul quale credo noi dobbiamo focalizzarci, sul quale io mi sono focalizzato in questo momento, è quello di pensare al lavoro e soprattutto a cercare di trasferire in modo attento e chiaro quello che possono essere obiettivi e come poterli raggiungere lavorando nel tempo. Mister, al di là delle dinamiche di mercato, lei crede sinceramente a un rilancio di Murgia? E poi le volevo chiedere un'opinione su Tunjov, visto che è un ragazzo che sembra, come dire, essere un po' cresciuto. Ma Murgia, guarda, è un ragazzo che, come tutti, perché sembra che dica una cosa banale, però è un dato oggettivo, è un ragazzo che ha esordito in Serie A con la Lazio, quindi con una squadra molto importante, ha partecipato spesso alle nazionali giovanili e quindi è sempre stato un giocatore che ha dimostrato di avere capacità e talento. Sicuramente in questi ultimi due anni il suo rendimento e il suo modo di interpretare il calcio probabilmente non gli ha permesso di esprimere quello che è il suo talento, ma non credo che l'abbia perso, quindi io credo che sia un giocatore che abbia la possibilità di mettersi in gioco e di avrà le sue possibilità per dimostrare che è un calciatore importante, come credo lo sia. Per quanto riguarda Tunjov, è un ragazzo credo che ha veramente grande talento, ha fatto un'esperienza in Serie C l'anno scorso che diventa sempre molto utile e quindi vediamo se questa sua esperienza lo può portare a maturare all'interno del nostro contesto e a esprimere le tante qualità sia tecniche che fisiche che ha. Buongiorno mister, le chiedo un'opinione su Vernier, visto che aveva parlato il ragazzo stesso del rapporto che vi lega alle tipi di Cittadella, e poi a proposito di Lamantia le chiedo se è il profilo che vi serve, che vi piace per poter chiudere poi il reparto avanzato. Grazie. Vernier è un giocatore che non lo scopro, diciamo che l'ho scoperto insieme a Cittadella, perché è un giocatore che giocava nella Berretti del Cittadella quando ci sono arrivato, ma è un giocatore di grande capacità, è un giocatore che ha giocato giovanissimo in Serie B e che sicuramente, se non avesse avuto gli infortuni, probabilmente poteva giocare anche a livelli superiori, questo è il mio pensiero. Purtroppo ha avuto questi infortuni. È un ragazzo che ha sicuramente grandi capacità, credo che dobbiamo essere molto bravi insieme con lui a saper vivere bene questa stagione, sia lui che noi, di cercare di trovare quella continuità che gli permetta di esprimere quello che sono le sue grandi capacità, perché credo che è un giocatore che ha grandi qualità. Lamantia è un giocatore importante, è un giocatore che ha sicuramente caratteristiche che si avvicinano molto a quello che può servire alla nostra squadra. È un giocatore che ha dimostrato in Serie B di riuscire a con continuità a realizzare, soprattutto è un giocatore che sa anche giocare con la squadra, che è un po' quello che vi ho già detto prima, uno degli obiettivi che sicuramente
abbiamo in testa, quello di creare una squadra dove ogni calciatore possa esprimere al massimo il proprio talento. E la Mantia sicuramente è un giocatore che ha già dimostrato in questa categoria di essere in grado di esprimere tutte le risorse e le qualità che ha, per cui dal punto di vista dell'esperienza e dal punto di vista della qualità è un giocatore sicuramente che può diventare molto importante per noi. Prima non abbiamo visto in campo Vernier, c'è stato qualche problema fisico, ho preferito non fargli fare la partitella. No, sono quelle cose che capitano all'inizio del ritiro, ma non c'è niente di particolare, ha lavorato dentro, quindi niente di particolare. Buongiorno Ventura, le volevo chiedere le condizioni fisiche del recupero di Viviani e anche se quelle di Vernier, a parte oggi, diciamo più in generale, perché insomma alla fin fine poi ha giocato una dozzina di partite in 3 anni, quindi si cerca di capire se il giocatore è effettivamente recuperato. Poi le chiedevo se conosce gli olandesi e cosa può dirci di questi ragazzi che la SPAL sta trattando, e di Rauti e di Rabbi che vengono dalla C. Non hanno un bagaglio realizzativo clamoroso, però sono due ragazzi, diciamo, che godono di una certa considerazione tra i giovani italiani. Grazie. La prima domanda che mi hai fatto, scusami, cos'era? Viviani. Allora, Viviani ha fatto l'intervento alla caviglia e sicuramente ha una situazione che è nettamente migliorata rispetto alla sua situazione da gennaio in poi, in pratica da quando sono arrivato io, in cui ha avuto questo peggioramento graduale e continuo fino a che ha dovuto fermarsi completamente. E quindi l'intervento sicuramente l'ha migliorato, sta lavorando con continuità, chiaramente è una caviglia che ha avuto un problema importante, quindi va inserito con gradualità, però c'è buona predisposizione da parte del calciatore e sicuramente c'è un miglioramento sensibile rispetto a quello che era la condizione proprio fisiologica e d'impatto rispetto alla gravità che della sua situazione, ecco. Quindi io sono abbastanza fiducioso, sicuramente ci vuole un po' di tempo, però sta già lavorando anche con la palla, sta facendo diverse esercitazioni col gruppo, quindi sono abbastanza fiducioso che possa recuperare in un tempo breve. Vernier è un giocatore che purtroppo ha avuto questi problemi alle ginocchia e noi dobbiamo porre grande attenzione a questo tipo di situazione, però credo che ci siano tanti calciatori importanti che hanno avuto problemi seri e che poi hanno ripreso una carriera molto importante anche a livelli molto alti, quindi sta a noi curarlo con attenzione. Chiaramente bisogna soprattutto in questa fase avere grande attenzione, però è un ragazzo che anche nella sofferenza di questi 2 anni ha maturato sicuramente un'esperienza che gli permette di affrontare questo momento con lucidità, e noi siamo molto attenti, io, lo staff, tutti quanti, per cercare di portarlo nella condizione che possa esprimere tutte le qualità che ha. Allora, gli olandesi, Eiting credo sia un giocatore che ha dimostrato con grande abilità tutto quello che sono le sue qualità, quindi è un giocatore che ha giocato in magari poche partite, non tantissime, ma è arrivato a giocare in una squadra importante come l'Ajax, anche nella prima squadra, quindi è un giocatore che ha sicuramente grandi capacità. Per quanto riguarda Van Wert, è un giocatore che
gioca da qualche anno in campionati anche fuori dall'Olanda, in Belgio, in Grecia, quindi ha maturato un'esperienza importante, è un giocatore che ha sicuramente caratteristiche. Vediamo, insomma, sono giocatori sicuramente che sono stati, il direttore è stato particolarmente bravo a creare i presupposti per poter avere la possibilità di arrivare a parlarci e a capire se ci può essere la possibilità, però adesso bisogna capire da qui in avanti cosa si può concretizzare. Rauti e Rabbi sono, Rauti è un giocatore che credo che in questo momento ha già fatto 3 esperienze in Serie C a Monza, Palermo e a Pescara, ed è un calciatore che credo ha solo margini di crescita importanti, dipenda solo da lui, ha sicuramente qualità, è arrivato con grande entusiasmo e quindi la sua crescita e la sua possibilità di esprimere tutto il talento che ha dipende solo da noi. Io credo sia un giocatore molto importante. Rauti. Rabbi è un giocatore che anche lui proviene dal settore giovanile del Bologna, è un giocatore che ha fatto anche lui un'esperienza importante a Piacenza. Io l'ho visto in più di un'occasione e mi è sembrato un calciatore che ha margini di crescita importanti, quindi in un contesto come il nostro credo che possa esprimersi e trovare anche lui lo spazio per darci una mano. Buongiorno mister, ben ritrovato, le faccio una domanda. Voleva chiedermi scusa un'altra cosa. Allora, Rauti è un giocatore, è una seconda punta, è un giocatore che ha un po', diciamo, le caratteristiche di... Sì, è una seconda punta che sa attaccare lo spazio, non è altissimo, ma ha grande impatto fisico e ha anche buona abilità negli ultimi 15-20 metri, sia nelle sterzate, sia nel far gol al compagno, che a trovare la soluzione individuale. Rabbi è un giocatore simile, con caratteristiche più o meno similari a giocatori che sanno attaccare bene lo spazio, che hanno impatto, che sanno entrambi, lavorano più da seconde, come seconda punta. Buongiorno mister, ben ritrovato. Mi aggancio alla domanda appena fatta e le chiedo, visto che si è parlato molto della conferma di Latelat che poi è sfumato, se Rauti e Rabbi possono essere visti come i due elementi che sostituiscono di fatto Latelat nel parco attaccanti? Sì, Latte è un giocatore molto bravo, un giocatore che ha purtroppo l'anno scorso io l'ho avuto per poco, perché ha avuto questo gravissimo infortunio al quale faceva fatica a recuperare. Sicuramente per caratteristiche si assomigliano, quindi hanno le caratteristiche del giocatore che sa attaccare lo spazio, che ha grande abilità nel muoversi, che sono dinamici, e credo che sono molto simili nelle caratteristiche. Bene, la seconda domanda è più una curiosità, diciamo. Dato Vicari, diciamo, come partente, chi possiamo aspettarci come prossimo capitano della SPAL? È una valutazione che farò adesso in ritiro e poi prenderemo questa decisione, però credo che ci sono sicuramente dei calciatori che possono fare il capitano sia per esperienza sia per personalità.